Bentrovati, sono il dottor Michele Labbianca, coordinatore della Task Force Coronavirus della Regione Basilicata. I dati riferiti al 3 febbraio, già diffusi dal bollettino della Regione Basilicata, indicano che dai laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate della Regione è stato processato un numero di 1.119 tamponi, per un totale complessivo di 213.191 tamponi molecolari effettuati dall'inizio dell'epidemia, ai quali si aggiungono 4.213 test antigenici rapidi effettuati alla data della rilevazione. Per quanto riguarda i test molecolari, le positività totali riscontrate sono state 70 e di queste 64 si riferiscono a soggetti residenti in regione, 4 a soggetti non residenti ma domiciliati in Basilicata e 2 a soggetti non residenti in isolamento nelle rispettive regioni. Il totale dei positivi nella giornata presa in esame vede un'ampia prevalenza dei soggetti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile, con un'età media di 43 anni per i soggetti di sesso maschile e 48 per quelli di sesso femminile. Tra i casi positivi della giornata presa in esame si riduce a 11 la percentuale dei soggetti nella fascia d'età 0-20 anni, sempre più rappresentata, 79%, la fascia d'età tra i 21 e i 64 anni, mentre si riduce notevolmente al 10% l'interessamento degli ultra 65 anni. I principali indicatori danno la seguente situazione: la percentuale di incremento dei nuovi casi negli ultimi 7 giorni nella regione si riduce al 2,4%, una percentuale inferiore al dato nazionale che è del 3,3%. La proporzione test positivi sul numero totale dei test effettuati, che testimonia la circolazione del virus sul territorio regionale, è del 6%. In sintesi, il numero dei casi nella regione tende a diminuire, mentre l'incidenza, cioè le nuove positività per Covid-19 per 100.000 abitanti, riferita alle ultime 2 settimane, rimane alta. Circa 130 casi positivi su 100.000 abitanti, inferiore comunque alla media nazionale che è di 280 casi su 100.000 abitanti. Infine, l'indice di contagio RT riferito agli ultimi 7 giorni è pari a 0,6, in ulteriore riduzione rispetto al dato della settimana precedente, così come l'indice RT a 14 giorni pari a 0,8. Valori inferiori al valore limite di 1, oltre che inferiore al dato nazionale. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 nella regione, 39 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 3 interessano il capoluogo. I rimanenti 36 sono distribuiti in 21 comuni della provincia. 25 casi di positività sono attribuiti alla provincia di Matera e di questi 9 interessano la città di Matera. I rimanenti 16 sono distribuiti in 8 comuni della provincia. Anche per il bollettino odierno, le positività sono dovute alla presenza di focolai sul territorio, segno del predominante coinvolgimento della popolazione generale. Il costante monitoraggio delle strutture già sede di focolaio da parte delle aziende sanitarie non segnala casi di positività per Covid-19 in nuove residenze sanitarie per anziani. Il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere lucane Covid dedicate è di 72 pazienti, mentre il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva ammonta ad un paziente ricoverato a Potenza. Si mantiene nella regione la riduzione del tasso di occupazione dei posti letto, specie in quelli in terapia intensiva, al di sotto dei livelli di guardia. I guariti residenti nella giornata esaminata sono 24, ai quali si aggiungono ulteriori 26 guariti per verifica e riallineamento delle piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell'Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di soggetti già dichiarati guariti nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali dai servizi delle aziende sanitarie territorialmente competenti. La somma complessiva delle guarigioni totali nella giornata presa in esame è pertanto di 50 soggetti e porta il numero complessivo dei guariti residenti a 9.495 soggetti. I positivi totali residenti sono 3.220, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 3.148. Per
prosegue la revisione degli ultimi dati menzionati da parte dei competenti servizi ospedalieri e territoriali. Nella giornata esaminata sono stati registrati purtroppo 3 decessi correlati a Covid-19, con un'età media di 86 anni. Il totale dei deceduti residenti per Covid-19 sale a 321 soggetti. Da verifica effettuata il 2 febbraio, in ciascuno dei 131 comuni della regione, 70 sono sede di focolaio attivo di Covid-19, con un numero di almeno 2 positività e che con un numero complessivo di 2.627 soggetti positivi attivi sul territorio regionale. Dei focolai suddetti, 56 sono nella provincia di Potenza, 14 in quella di Matera. In base a quanto descritto, per positività dei tamponi eseguiti e per ricoveri ospedalieri, la curva dei contagi in Basilicata è in lenta discesa, anche se potenzialmente vi sono possibilità che la situazione possa rapidamente evolvere verso un rapido aumento dei casi a livelli potenzialmente superiori alla situazione attuale. Perciò è necessario continuare a mantenere un comportamento prudente per cercare di arginare la tendenza all'aumento incontrollato dei casi positivi e il conseguente sovraccarico dei servizi sanitari. Ringraziandovi per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.